Salve amici, oggi parliamo del secondo episodio degli Anelli del Potere. Dopo aver disquisito della prima puntata, parliamo della seconda, però prima di affrontare l'episodio non possiamo che parlare delle polemiche. Le polemiche su questa serie TV, perché quando ho fatto il primo episodio l'avevo registrato praticamente il giorno stesso che era uscito, quindi non c'era molto che dire, nel senso come recensioni e nient'altro. Il feeling, il feels del pubblico non c'era ancora. Questa la registro invece proprio oggi che esce il video, e quindi oggi è martedì 6, anche se l'episodio l'ho visto domenica, e ci sono tutte le polemiche del caso. Ormai internet è esploso e ci sono mixed review incredibili di queste due puntate e gente incazzatissima, soprattutto quelli magari più colti di Signore degli Anelli, che hanno letto i libri e sanno tutto della lore, rispetto alla maggior parte di quelli che invece hanno visto solo magari i film di Jackson, me compreso, e quindi magari si sono accollati quello che hanno visto, non gli è sembrato così strano. Il bello è che in questa polemica sono entrati proprio tutti, anche Elon Musk ha detto che Tolkien si sarebbe rivoltato nella tomba a vedere queste serie TV. E più che altro, da quanto ho capito, anche parlando con amici che insomma hanno letto i libri e vedendo un po' le opinioni, a quanto pare, vi ripeto, io sono assolutamente ignorante dal lato libri, ho visto solo i film Jackson, a quanto pare sì, ok, questa storia è originale, però evidentemente lo spirito, diciamo, del Signore degli Anelli pare non essere presente particolarmente, almeno in queste due puntate, e alcuni personaggi sono stati un po' stravolti e quindi anche alcuni elementi che secondo molti di lore non vanno bene, tipo elfi neri o nani neri, nane nere o cose del genere, o semplicemente Galadriel molto guerriera. Da quanto ho capito, andando avanti anche, dato che loro non hanno i diritti sul Silmarillion, questa è una cosa importante e grave, perché quel recappino di 5 minuti, infatti molto confuso anche per me, ve l'ho detto la puntata scorsa, è stato confuso anche per altri, perché effettivamente loro non potevano neanche quasi citare alcuni personaggi importanti come il super cattivo, proprio perché faceva parte del Silmarillion, e quindi fondamentalmente quel piccolo recap di 5-6 minuti della prima puntata è molto confusionario, insomma un gran casino. Diciamo che a livello proprio di scrittura e sceneggiatura sta proprio non piacendo a molti che hanno letto i libri. Io già anche ho letto qualche commento bello di discordante nel video scorso, quindi io un po' me ne tolgo perché non saprei cosa dire. Semplicemente, io lo ripeto, il giudizio che avrò su questa serie TV, semplicemente da spettatore, come se guardassi un fantasy qualsiasi, non conoscendo bene tutti gli scritti, anzi non conoscendo affatto, non avendo mai letto tutti gli scritti di Tolkien. Quindi cominciamo. Opinione assolutamente neutra dal mio punto di vista. Rispetto alla prima puntata, questa seconda puntata mi è sembrata decisamente più debole. Quindi anche come storia meno interessante, cioè in realtà non è che sia successo moltissimo se sommiamo primo e secondo episodio, ma in questo secondo episodio secondo me succede ancora di meno, perché ok, siamo ancora in una presentazione dei personaggi, ma l'ho trovato molto lento questo secondo episodio, molto meno ritmo rispetto al primo e molte meno cose che succedono. E quelle cose che succedono anche io penso che a livello di scrittura siano un po' così, un po' tirate coi capelli. Che cosa succede a Elrond, che è rimasto, diciamo così, nel quartier generale degli elfi, sempre nella Terra di Mezzo, e vedremo che ci sarà una bella evoluzione, almeno dal suo punto di vista questa è l'unica parte che mi è piaciuta abbastanza. E poi cosa succede nell'Elfo Nero, tutti quei villaggi bruciati, si scopre qualcosina di in più, ma non tantissimo. E poi in realtà un'altra cosa ancora, c'è il rapporto tra Nori, la hobbit frugale, e questo uomo misterioso straniero che è arrivato col meteorite. Anche se anche lì non è che si evolve particolarmente la trama. Piccoli passettini. Quindi la parte iniziale della puntata è
fondamentalmente cosa succede a Galadriel? È rimasta in mezzo al mare, cosa potrà mai succedere? Ma ovviamente potrà succedere che trova qualcuno che sta navigando per caso. In realtà trova una sorta di zattera con qualche umano che prima la vogliono fare salire, poi qualcuno no, qualcuno sì, poi sale, poi vedono che è un elfo, si spaventano. E poi arriva un pericolo incombente, lei si tuffa a mare per salvarsi la pelle ed in realtà sta arrivando una sorta di mega balena, essere gigantesco con le pinne incredibili, che distrugge questa sorta di zattera in cui c'erano questi umani. E in questa zattera si salva solamente un umano, che tra l'altro si stacca e proprio fa capire che non è che è esattamente una persona bravissima, o meglio, cerca di salvare la sua pelle fondamentalmente. Questo personaggio poi lo conosciamo perché andrà comunque a rincontrarsi con Galadriel in un secondo momento, sempre nella sua zatterina ancora più piccola tra l'altro, e scopriremo che si chiama Halbrand. È evidentemente un umano. Sapremo che veniva dalle terre del sud e che le sue terre sono state saccheggiate proprio da quegli orchi che Galadriel stava cercando come prova che Sauron comunque è ancora vivo. Devo dire che Galadriel sembra proprio uno dei personaggi più antipatici della serie per adesso. Forse l'hanno caricato un pochino troppo con la questione del personaggio femminile, eroe forte, a cazzo duro, che va drittissima per i suoi obiettivi. Praticamente sembra proprio che abbia quell'obiettivo unico e non ragiona minimamente. Infatti, anche col rapporto con questo Halbrand c'è subito un contrasto perché lui cerca di capire così, chi è, invece il suo obiettivo di lei è semplicemente tornare immediatamente a Rivia perché doveva fare quello che doveva fare. E nel momento in cui scopre che effettivamente c'erano veramente questi orchi, il suo unico pensiero è combattere e farsi dare informazioni. Quindi fra questi due personaggi c'è un po' di, insomma, contrasto, anche se però poi c'è una svolta importante, ovvero arriva una tempesta, lei rimane incastrata su una corda e va a fondo, e lui, che in realtà sembrava uno molto egoista, che gli fregava solo di se stesso, va per salvarla, quindi è evidente che poi il rapporto comunque rimarrà più o meno unito probabilmente nelle prossime puntate. Cosa interessante, c'è uno zoom in particolare in un momento in cui inquadrano la sua collanina che ha uno stemma che mi è sembrato identico a quello del villaggio degli umani che avevamo visto a sud, diciamo, della Terra di Mezzo, quel villaggio dove poi era arrivato l'Elfo Nero e che aveva avuto dei problemi, invasioni e quant'altro, quindi mi è sembrato lo stesso simbolo, quindi lui diceva pure che era del sud, quindi probabilmente scappava da quelle zone, cosa che sarebbe compatibile ovviamente con il villaggio incendiato che si è visto nel primo episodio e poi con le cose che succedono in questo altro secondo episodio. Una però delle parti più interessanti forse della puntata è tutta la parte di Elrond, perché prima deve parlare con il fabbro, diciamo così, più importante degli elfi, questo Celimbrimbrom, come cazzo si chiama? Ragazzi, io con i nomi malissimo. Celimbrimbor. Non vi scandalizzate perché io non so chi possa essere, però so che è importante. Viene anche detto che è un tizio importante, che oltre ad essere un sapiente è anche un fabbro che aveva forgiato incredibili armi, martelli, il martello che con degli oggetti, delle pietre che vengono dagli alberi, forgia cose allucinanti, insomma, hanno questo meeting e lui, questo fabbro, diciamo così, dice che ha un grosso, grosso progetto, deve costruire, fondamentalmente è il topic di tutta la serie, la forgiatura di questi anelli del potere, evidentemente. Quindi deve forgiare una torre e una. E anche questi anelli gli servono dei materiali e più che altro gli servono un sacco di forza lavoro. Forza lavoro che gli elfi non gli possono dare, però la soluzione gliela dà Elrond perché lui ha conoscenze e poi gli proporrà l'aiuto dei nani. E qui c'è un'altra parte interessante perché si va appunto nella montagna dei nani e quindi Elrond va lì, lui è convinto, dato che lui è amico di Durin, che è il principe appunto di questa popolazione, è convinto che verrà accolto a mani aperte, a braccia aperte, in realtà manco lo fanno entrare.
Lui rimane un po' così stordito, non capisce perché non viene accolto con gioia, e per poter entrare nella montagna dice qualcosa, sa lui cosa fare, propone una sfida con un nome che non mi ricordo, e questa sfida gli permette di entrare. Questa sfida poi scopriamo molto brevemente che è quella di sfidare, credo, proprio il principe o comunque qualcuno di importante, un campione dei nani in una gara, e se lui la vince potrà chiedere un favore al re dei nani, se lui la perde dovrà essere esiliato per sempre. A questo punto noi conosciamo questa popolazione dei nani, che sono, anche se sono nani, sono belli, perfetti, puliti, scintillanti dentro le loro miniere, e molto molto bella anche esteticamente tutta l'ambientazione dentro la montagna. E qui conosciamo Durin, che è appunto il principe. Scopriremo anche che loro sono grandi amici, però Durin è molto offeso perché in realtà non si vedono tipo da 30 anni. Solo che per l'elfo 30 anni non sono niente, e invece per Durin tipo è mezza della sua vita in cui si è sposato, tuo figlio, eccetera, eccetera. Quindi è un po' offeso, ma questo lo scopriamo leggermente dopo. Prima c'è questa sfida, questa singolare tenzone, che è molto strana, devo dire, anche per me, perché è una gara a spaccare le pietre. Ok, quindi c'è una gara tra un elfo e un nano a spaccare le pietre, chissà mai chi potrebbe vincere. Anche se sembra poi che va quasi pari, e sembra quasi in realtà che Elrond faccia vincere apposta il nano. Mi è sembrato di intuire questo, fa tipo un occhiolino come per dire vabbè, ora mi faccio battere. Quindi alla fine Elrond in realtà perde, dovrebbe essere esiliato, però Durin poi lo accompagna verso l'uscita. A quel punto riesce Elrond a parlare direttamente con te, con Durin, e a farsi cercare di spiegare il perché di questo rapporto teso. In realtà dovrebbero essere amici. Quindi lui gli spiega effettivamente che è offeso, si è offeso. I nani storicamente portano rancore, no? Quindi si è offeso perché non si è fatto sentire per 30 anni, però in questo modo cercano di parlare, scusate, qualche minuto, e cercano di chiarire la situazione. Perché alla fine Elrond gli doveva chiedere questa cosa, questo favore. Fondamentalmente gli vuole chiedere l'aiuto per questa forgiatura. Anche se non è chiarissimo esattamente cosa gli chiede, perché poi in una seconda scena dove non c'è Elrond, c'è questo Durin che si incontra col re, e il re si fida e non si fida, e gli fa aprire uno screen, gli fa vedere una cosa importante che loro hanno, che sembra la scena di Pulp Fiction. Invece di esserci la valigetta con la lampadina, c'è lo scrigno con la luce che esce, però non si vede che cos'è. Comunque, alla fine il rapporto si riappacifica, diciamo, tra Elrond e Durin. Fanno anche una cena con la moglie, la problematica moglie per alcuni, perché è nera, la nana nera, che ha in realtà un atteggiamento molto gioviale. Insomma, alla fine, insomma, il rapporto si restaura. L'altra parte di puntata riguarda un po' lo straniero, questo che era sceso appunto dalla meteora, con Honori, che fondamentalmente cerca di capire chi è, anche se non riescono a comunicare in nessun modo. Lo porta un po' fuori rispetto al villaggio degli Hobbit, o comunque di proto-Hobbit, e appunto cerca di capire appunto chi è, in qualche modo di comunicare. Non c'è molto modo di comunicare con questo personaggio, è molto enigmatico. L'unica cosa che scopriamo è che lui ha dei poteri decisamente grandi, soprattutto con la voce, perché quando parla o quando vuole parlare in un certo modo, sposta letteralmente alberi, e, insomma, ha una potenza incredibile. Da gamer mi ha ricordato molto, che ne so, i Dovahkiin di Skyrim, no? Con il portiere della voce, il Fus Rhodah. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Scusate, c'ho questa deformazione professionale da gamer, però era letteralmente uno dei saggi grigi, insomma, dei Dovahkiin. In realtà, fino alla fine della puntata non si va molto avanti da questo punto di vista, in questa storyline, solo verso la fine c'è qualcosa che ammicca alle stelle, a dei segni, però finisce lì. In realtà la storia va veramente pochissimo avanti, quindi tutta questa puntata semplicemente si stringe leggermente il rapporto tra Nori e questo personaggio enigmatico. Scopriamo appunto che questi poteri, boh, e basta, non più di tanto. Tutto qua.
L'ultima storyline riguarda Elfo Oscuro, Browin e, diciamo così, quegli orchi che sono effettivamente arrivati nel sud della parte umana. Infatti, ci eravamo lasciati con il villaggio in fiamme. Loro due vanno a indagare, trovano dei tunnel. Lei torna al suo villaggio per vedere com'è la situazione. Lui rimane lì e addirittura entra dentro il tunnel. A questo punto c'è una parte semi-horror dove, insomma, prima si vede, non si vede chi sono questi che scavano i tunnel sono molto molto stretti, e poi si vede che sono sorta degli orchi, tipo gli orchi del Signore degli Anelli, il film, però con delle maschere di metalliche e dei guanti, guanti con una sorta di dita di metalliche aguzze. Praticamente siamo degli uomini orchi talpa che appunto scavavano tunnel e passavano sotto per poi sbucare sotto evidentemente le città e assaltarle. In questa scena horror in cui lui è dentro i tunnel, semplicemente lui prima li scopre, poi scappa e poi addirittura viene rapito perché non sappiamo poi cosa succederà all'elfo oscuro. A un certo punto viene preso, cioè va in nero e non si sa più niente, quindi probabilmente viene rapito. Invece dalla parte degli umani, mentre lei Browin torna, perché ha paura che questi orchi arrivino, diciamo così, anche nel suo villaggio, effettivamente è così, perché a casa sua dove aveva lasciato il figlio, un orco sta provando a entrare in casa da sottoterra. Lì c'è una scena di combattimento perché ovviamente lei arriva al momento giusto per salvare il figlio che stava per soccombere. In qualche modo riescono a difendersi anche se quest'orco, che era uno solo, aveva una forza disumana, proprio lanciava oggetti, tavoli da una parte all'altra, era fortissimo. Però col potere del girl power alla fine lei gli taglia la testa, addirittura poi la porta alla locanda per dire: avete visto, avevo ragione io, ci stanno cose cattivissime. E quindi praticamente tutta la cittadina evacua. Fanno bagagli e se ne vanno. E alla fine si vede però che il figlio stupido di lei, che vi ricordate nella prima puntata aveva trovato la spada col simbolo di Sauron, si porta in questa fuga appresso anche quest'arma che ancora di più, no, perché lui la riguarda una seconda volta, il simbolo si illumina, cominciano a uscire le voci, il fumo, quindi è palese che è qualcosa di assolutamente malevolo, ma lui è così intelligente da fregarsene, rimetterla nel panno e portarsela. Quindi c'è tutta questa emigrazione del popolo, di quel villaggio, però si portano appresso questa reliquia assolutamente malvagia che sicuramente, insomma, avrà delle conseguenze nel futuro. E quindi la puntata fondamentalmente poi finisce, perché sono queste le storyline che si vengono raccontate, però molto molto in modo lento, meno interessante sicuramente della prima puntata. E anche il cliffhanger finale praticamente non ci sono, perché il cliffhanger finale in realtà sarebbe l'elfo nero rapito, comunque che scompare nell'oscurità. Il straniero che guarda le stelle, vabbè, e poi in realtà Galadriel e l'altro umano che vengono trovati in mare da un'altra barca, una nave molto più grande, e poi finalmente arrivano a riva, anche se non si capisce dove esattamente. Quindi alla fine questa è la chiusura. E come detto, insomma, dal punto di vista grafico, insomma, a livello di costumi, luce, tutto quanto, tutto fighissimo, però a livello di sceneggiatura, letteralmente in queste due puntate, se le sommiamo, non è che sia successo tantissimo. Io continuerò a vederla questa serie TV perché comunque è piacevole da vedere, non mi sembra niente di trascendentale alla fine della fiera, nonostante appunto un miliardo, non sapevo neanche quanto hanno speso un miliardo di dollari per farla, tra comprare i diritti e girarla. Non lo so, speriamo migliori soprattutto la sceneggiatura. Per il resto appunto c'è molta polemica, diciamo, tra quelli a cui è piaciuta tantissimo, a quelli che gli ha fatto cagare, a quelli che sono nel mezzo. Io direi che sto nel mezzo. Vedrò sicuramente un altro terzo episodio, poi deciderò se continuare a fare questi video oppure tagliare lì, magari poi non è così interessante dover fare tutti questi video ogni episodio. Anche perché questo alla fine è un extra sul canale di gaming, è un off topic, quindi se non è poi così interessante,
neanche stare qui mezz'ora a tagliare, a fare, editare per darvi la mia opinione o per farmi il mio piccolo raccontino in sintesi, ok? Detto ciò ragazzi, vi saluto, grazie per l'attenzione, ci becchiamo prossimamente qua per altri video sul canale e come sempre statemi bene. Alla prossima, ciao ciao!